No, no, poi c'è l'assessore del nostro dirigente, sono in partenza. Si fanno dritti video. Così è panoramica la video. Aspetta, devo prendere anche un po' la platea. No? Maria, me la fai che mi piacere, se no guarda. Ecco fatto. Dania, puoi venire qui? Dai. Ah, su. È la madrina della premiazione. La valletta. È la valletta. No, la valletta, no. Molto di più della valletta. Molto di più della valletta. Dai, fatti. Dai. Tea, dai, cominci. Buonasera a tutti, bentrovati al primo concorso letterario nazionale dell'Associazione Fazia Coltivar Culture. È un'associazione, per chi ancora non ci conosce, attiva sul territorio pistoiese, purtroppo come molte realtà culturali e di formazione anche noi abbiamo sofferto il periodo pandemico terribile che abbiamo ancora tutti sulle spalle ben presente purtroppo. E abbiamo comunque voluto reinventarci e andare avanti a livello culturale, cercare un modo che unisse noi e voi alla lettura, alla letteratura, alla scrittura in particolare. E quindi grazie alla presidente dell'associazione Antonella Gramigna, che ringrazio sentitamente per avermi dato l'occasione e l'opportunità di far parte della giuria letteraria di questo concorso, è nata l'idea di rinnovarsi, di andare avanti, soprattutto di andare avanti e di dare un forte segnale di speranza e di coesione. Soprattutto anche per gli emergenti e per chi non si cimentava, diciamo, per la prima volta con la scrittura, no? Certamente. Il senso era anche un po' quello di tirate fuori le emozioni, cosa state provando in questo periodo, buttate su carta perché la carta è una cosa che aiuta, scrivere aiuta, rimane, soprattutto la parola rimane. E ce lo dimostrano, no? Le antiche scritture, le cose che ci portiamo dietro da tantissimi secoli. E quindi è nata un po' questa l'idea. La giuria prestigiosissima, di cui qui abbiamo appunto Dania, Paola Fortunati, Maria Lorello, Giovanni Pozzolino, tanti altri che non ci sono per il periodo e anche il periodo di ferie. Ringrazio in particolare il sindaco Alessandro Tomasi, che è qui presente, che ci ha dato il patrocinio, questo bellissimo giardino. E sostiene sempre tutte le nostre iniziative come uomo di grande interesse per la cultura e per la città. Quindi grazie anche per la sua presenza, perché è la verità, è quello che penso. Non è più aggiungere. Grazie Alessandro. No, grazie Antonella, grazie a Dania, grazie all'Associazione Culturale, e effettivamente siamo stati tutti travolti in qualche modo dal Covid. Se all'inizio non sapevamo di cosa si trattasse, l'abbiamo colto nei primi mesi del lockdown come una cosa sconosciuta, anche chiusi in casa, e ora si vedono proprio gli effetti. Il mondo della cultura è quello di sicuro ne ha più subito, il mondo dello spettacolo, il mondo del teatro. E ancora, seppur ripartito, purtroppo naviga nell'incertezza in questi giorni entrando nuove normative, ma è uguale. Va bene, il coraggio di andare avanti è più importante, quindi sono contento perché in realtà proprio in questi giorni, in questo mese e mezzo, nel luglio pistoiese, sto assistendo a un rifiorire di iniziative come la vostra, con tante associazioni che invece hanno detto no, non è possibile arrendersi, non è possibile fermarsi, quindi attraverso concorsi di letteratura, concorsi fotografici, mostre, stiamo allestendo proprio adesso una, hanno dato vita ad un'attività che sembrava solo. E quindi sono contento l'anno di Sayaku, il ritorno anche di tanti turisti che vengono qua in modo curioso, attratti soprattutto alla cultura della città d'arte, venire al consumo, diciamo, di massa della città e del turismo, ci fa piacere. E quindi sono venuto anche se di furia tra mille appuntamenti, poi appena ci siamo sentiti, a darvi un saluto e a rincoraggiarvi dicendo che noi ci siamo, sperando, grazie, diciamo. Noi nel periodo autunnale voi siete, diciamo, su questo, in mille campi, la pittura, la letteratura, che siete spaziati a 360 gradi. Tutto è cultura. Il tema non so se è casuale, però anche delle altre cose che ho visto, da spazio anche non solo a chi, diciamo, artista di per sé affermato, o addirittura per fare la vita del lavoro, ma anche a chi ci si butta. Sì. Entro come principiante, poi magari sono quelli che diventeranno nuovi artisti e avranno nuovi successi. E quindi grazie.
l'importante è sempre avere degli spazi possibili. Sì, sì, certo, è possibile, poter sicuramente. Poter esprimere quello che siamo. Sì, sì, questo no, no, credo poi, che sia importante comunicarlo, no? Ma chi, questa... chi li stimola magari non tira fuori artisti o scrittori. Che in realtà abbiamo esistono, una cittadina che viene da Pinerolo. Ciao, benvenuta a Pistoia. A Pistoia ed è quella più lontana di tutte. Volevo ricordare che il concorso appunto si è allargato a livello nazionale e questa cosa ci ha resi molto orgogliosi, perché abbiamo ricevuto comunque una ventina di racconti, di contributi medio lunghi, alcuni anche notevoli di interesse, però purtroppo come giuria abbiamo dovuto constatare che il tema non era stato centrato perfettamente, però pregevoli lavori, però pregevoli lavori, tutti pregevoli lavori, sì. Siamo contenti. Questa combattuta ieri sera facevamo a cena con l'assessore Gianna Di Sarife, che è stato assessore anche al comune di Montale, mi raccontava proprio Villa Smilea nei suoi anni ospitò uno scrittore, Malvaldi, che fosse alla sua prima pubblicazione. Io sono di Montale, perfetto, vedi, allora dice il vero, l'assessore Risaliti e fu ospite Malvaldi, forse alla sua prima pubblicazione. Chiedo, mi raccontava, io questo non lo sapevo, che lui in realtà di professione è biologo, sì. Quindi erano i suoi primi... Beh, ora, pensare, esattamente, pensare dove è arrivato ora, esatto. Pensare ad averla avuto ospite in un comune vicino, poi è tornato a dialoghi sull'uomo, per esempio è tornato anche addirittura in biblioteca con noi, sì. Ecco, quindi chi lo sa. Se dal che concorso sia, di Pazia non nascono Valdi e ospite a Pistoia, vi auguro a tutti presenti. Di un futuro da scrittrice o da scrittore. Però è così che l'anno prossimo ripartiranno i dialoghi. Sì, dovrebbero essere intanto riconfermati a settembre. L'edizione è esposta a settembre, 24-25 settembre. Ah, vado ora, sì, è già nel nostro programma. Io sono convinto che si faccia, salvo sorprese, speriamo di no, però sono confermati, sì. Grazie. Ciao. Bene, a questo punto direi di iniziare con la cerimonia di premiazione, anche perché abbiamo detto abbastanza tutto, e tanti non ci sono perché è un po' il periodo, un po' il caldo, chiaramente non aiuta, tanti anche, come diceva Dania, effettivamente hanno partecipato da città lontane. Una dei primi tre premiati, una delle prime tre premiate è di Taranto, quindi ho detto per me in questo periodo soprattutto è un pochino difficile raggiungervi, però sta seguendo in diretta, quindi saluto tanti, tutti gli amici in diretta che stanno seguendo perché aspettavano proprio questa diretta non potendo essere presenti. E niente, partiamo con intanto gli attestati di partecipazione, quindi parto in fondo e faccio soffrire un po' i primi tre vincitori, però la suspense diciamo che no? Un pochino dai, ci vuole, sì, ci certo. Vuole. Quindi gli attestati di partecipazione, allora io parto dall'ultimo perché praticamente la giuria ha fatto ovviamente una graduatoria con un punteggio. Questo punteggio ha creato un primo e un ultimo, i primi tre più 4, 5, 6 fino ad arrivare ai 15, perché poi 5 purtroppo ahimè sono andati fuori tempo, quindi mi dispiace tanto. Però, ci sono anche dei pari merito. E vabbè, però io vado in ordine di elenco, va bene? Poi andremo in ordine di nome sì. Poi a quel punto lì, va bene? Non sì. Per togliere niente a nessuno, ma insomma in genere si fa così. Sì. Quindi un attestato di partecipazione, tra l'altro ringrazio, non è qui, ma Anna Nigro, che è un'artista abbastanza famosa e molto brava, che fa parte dell'associazione e che ha praticamente ideato l'attestato e firmato, quindi questa è una sua opera a tutti gli effetti in esclusiva, per cui la pergamena e l'attestato con il disegno è offerto da Anna Nigro, bisogna ricordarlo perché è veramente meritevole, non solo della bravura ma anche del gesto che di questi tempi non è comune. Quindi, chi prende l'attestato comunque è un attestato ma ha un valore anche maggiore di quello che è il valore simbolico del premio, perché comunque è serigrafato da un artista famosa. Claudia Rosa Martino con Un tempo anno 2020, che non credo che ci sia. Lucrezia Lombardo con Perdono.
Gabriella Bettini con Lockdown, Laura Filoni con Il richiamo della libertà, Ambretta Capanna, Quattro donne su un'isola, che ritira Maria Lorello, Elisa Alice, Notizie dal 2020, ovvero La grande tristezza, Monica Petronzi, che vuoi avvicinare? E chi ci fa una cosa? La fai te, Paola, come la mandi, grazie. Questa è l'attestata, e davvero grazie di essere qui, per noi è veramente un onore sapere poi che venga così lontano. Ma a me è piaciuto il tema, stavo già scrivendo, avevo già tirato giù una cosa, perché è abbastanza romanzato, ma è una cosa veramente accaduta, e quindi ho detto ma sì, perché no? Poi oggi ero libera, ho detto ma sì, perché no? Abbastanza in alto rispetto alla graduatoria, quindi fatto benissimo. È una scrittura molto particolare, io me lo ricordo particolarmente. È una giurata, quindi il suo testo. Ora può dirlo. Allora poi ti chiedo cosa posso migliorare, cosa è... La Dani a disposizione. Abbiamo, guarda, insegnanti, una, due, tre, quindi... Io prendo dappertutto. Faccio un bel sorriso, dai. Vai. Grazie. Piccolina, veramente. Proseguo. Stefania Massera, credo si dica così, con Rondini. Monica Lucignano, Un presente smarrito. Leonardo Rindi, Nulla e la prigione. Vai, grazie. Grazie a voi. Poco capito. Fatta? Grazie. 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 Marcia Buonaccorsi, buon compleanno. Martina Neri, che è la prima delle, diciamo, la quarta in ordine di graduatoria, che doveva venire ma ha avuto un problema di salute, quindi penso che sia per quello che non c'è. DPCM, ovvero delle persone comuni muoiono. Questi sono tutti attestati che poi noi consegneremo, ovviamente, li spediremo. Poi ci sono i tre finalisti, i primi tre premiati, e abbiamo Maria Montella da Taranto con Ego te absolvo, un lavoro veramente, veramente che teniamo nella targa, così magari se è in diretta può vederla e poi verrà recapitata. Complimenti, ovviamente. Anna. Adesso vorremmo leggere anche un estratto. Sì. Non chiediamo il permesso, perché questa è una diretta, è un'improvvisazione. Spero che ad Anna faccia comunque piacere. Dania leggerà un estratto di quest'opera e poi si prosegue con i secondi, e la seconda e la prima. Prego. Chiudilo. Chiudilo. Notti prima aveva fatto un sogno, un salto a ritroso nel tempo che in qualche modo le aveva recato consolazione in un tempo assurdo di ordinato disordine, di meditato arbitrio, di umanità disumanata, e che mai avrebbe pensato di poter vivere. Pioveva a dirotto e lei, priva di ombrello, si era trovata a passare davanti alla vecchia casa in cui aveva abitato da ragazzina, vuota ormai da tanti anni, proprio il 15 marzo, il giorno del suo compleanno. Incurante del violento temporale primaverile, si era fermata a guardare le finestre. I suoi pensieri
caracollavano come l'acqua che correva a valle. Erano gli anni 70, gli anni del liceo. Non si era innamorata al liceo. Forse avrebbe dovuto o potuto. Non aveva mai dimenticato quel suo compagno di classe magro con gli occhiali che le faceva il filo e le aveva regalato una rosa rossa. E com'era quella canzone? Ah sì, 15 anni, poesia di un'età che non ritorna. Quante potenzialità sprecate nella sua vita, forse per questo le piaceva tanto Gozzano, il poeta delle rose non colte. D'improvviso alla finestra, una se stessa adolescente. Il cuore le batteva come se avesse fatto una corsa in salita, aveva chiuso gli occhi, la pioggia continuava a cadere, il rombo del fiume d'acqua che si era creato copriva ogni altro rumore, anche quello del suo cuore che andava a mille. Si azzardò a sbirciare con un coraggio che non aveva e la ragazza non c'era più. Aveva avuto un'allucinazione, di certo non poteva essere stato reale, la pioggia, le luci crepuscolari, la strada deserta con l'eco vibrante di antiche passioni. E quelle finestre le avevano giocato proprio un brutto scherzo. Poi, come avviene nei sogni, senza sapere per quale alchimia, si era ritrovata nella casa della sua adolescenza a due passi da se stessa. Dalla scrivania a cui era seduta la scrutava con una scintilla di divertimento nello sguardo. Oggi è il mio compleanno, 15 anni, cosa mi regali? No, è il mio compleanno, oggi ho 60 anni. Chiuse gli occhi. Senza rendersene conto, nell'agitazione del momento si era tolta un orecchino, una minuscola stella d'argento, e lo aveva posato sulla scrivania accanto ai libri. Avrebbe voluto aggiungere dell'altro, ma la vertigine l'aveva colta sull'ultima sillaba e tutto sembrò oscillare intorno a lei. Profumi e suoni si confusero e le parve di precipitare in un buco nero. Siamo la seconda classificata, in questo caso è una scrittrice anche abbastanza affermata, la conosciamo per le sue doti non comuni di scrivere, è Dunia Sardi, seconda classificata con Lago Mare. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie. Questo grazie. È il bene. La pergamena. Se qualcuno mi fa una foto, certo. Perché mio marito è certo. Mi è piaciuta che la stiano un tempo, perché mi ha fatto un video molto bello. Evitare un po'. Secondo me poi glielo faccio vedere. Sì, grazie. Bene, prego. Posso dire due parole? Certo, vuoi che volete. Ringraziamento per questo premio che mi fa sentire veramente orgogliosa, orgogliosa per il premio e orgogliosa anche perché significa molto per me, come penso per tutti, la ripartenza. Per cui il fatto di aver potuto ricominciare a scrivere con un'aspettativa, magari di un premio, anche se non avrei sperato di vincere un premio e di poterlo ricevere nel prestigioso Giardino delle Magnolie del Comune di Pistoia. Per questo ringrazio l'associazione Pazia e anche l'amministrazione per l'ospitalità. Grazie veramente per questa gioia e che sia di buon augurio per una ripartenza per tutti, davvero. Grazie. Grazie. Questa è la targa, Dania. Grazie mille. Ringraziamo in tal proposito il media partner del giornale di Pistoia della Val di Nievole che ci ha omaggiato delle tre targhe e per noi è stato veramente una grande soddisfazione, certo. Perché è un giornale del territorio ma di tutta la nostra provincia
che è molto presente, diciamo, in ogni situazione, e ci ha voluto appunto regalare questa, supportare con questo omaggio, quindi viene da loro. Nella targa c'è scritto sia di loro che del Comune di Pistoia. Certamente, e della nostra associazione. Sì. Grazie. Grazie a lei, allora, davvero, complimenti. Grazie Maria. Maria, scusi. Dania. Salutata di anche la signora Lorello, che è Maria, Lorello. Anche che sta facendo la foto. Sì. Grazie Maria Lorello. Dania è di Montale, Ah sì? Sì? Sono di Fognano, per la precisione. Io sono d'Agliana, siete vicini. Siamo abbastanza vicini di casa, sì. Bene, allora sì, aspettiamo al prossimo anno. Al prossimo anno senz'altro. Beh, grazie. Se mi permette la buona strada. Sì, sì. Prego, volentieri. Molto volentieri. Grazie. Lago Mare. Quante volte avevo sentito come una prigione il fatto di non poter uscire da sola, e quante volte mi era venuta la voglia di scappare, di provare a varcare quella soglia che sentivo come un confine. Mentre io non potevo uscire, in casa invece entrava il rumore del mare. Libero, come una presenza viva, girava in ogni dove, abbracciava le pareti e avvolgeva anche me. Più forte si sentiva di notte, e quando era in tempesta sembrava scuotere i vetri della finestra. Allora restavo sveglia. Immagini di naufragi, e barche alla deriva mi tormentavano la mente, e con l'orecchio teso ad ogni rumore aspettavo che il fiato del mostro si addomesticasse, pregando che le barche in mare avessero una buona sorte. Nei giorni seguenti si sentiva parlare di salvataggi nel Mediterraneo e anche di tanti naufraghi stremati e disperati che trovavano chiusi i porti e guardavano per giorni e giorni dal ponte della nave. Guardavano la nostra libertà e il nostro distaccato benessere. Da un po' di tempo, invece, in giro non si faceva che parlare di uno strano virus che aveva colpito una città della Cina, e di misure di quarantena e distanziamento sociale per evitare i contagi. La città era stata chiusa e la gente doveva rimanere in casa. Era il venerdì del 13 marzo, il giorno del mio compleanno, quando dalle stesse voci arrivarono notizie di contagi anche in Italia. Queste notizie mi avevano ancor più impressionata e avevo passato una notte agitata. Il mattino dopo mio marito era uscito in moto per il solito giro e io mi ero sistemata in giardino come sempre con il mio lettore MP3 per leggermi un libro. Ma c'era qualcosa di nuovo quel mattino nel sole, e non sono nate intorno alle viole, avevo pensato alzandomi inquieta dalla sdraio. Il sole non aveva fatto in tempo a scaldare l'aria che si era offuscato. E non erano le ombre che avevo negli occhi a nascondermi i suoi riflessi di luce sulla siepe, era qualcosa di incombente che sentivo pesare fino a mancarmi l'aria. Mi ero guardata intorno. Era tutto come prima, il giardino chiuso da una ringhiera di ferro, le mura del condominio con i terrazzi, il cancello che separava dalla pineta. Nell'aria profumo di resina e salmastro. Avevo ispirato a pieni polmoni, ma non era quella l'aria che mi mancava. Grazie. Complimenti davvero, complimenti ancora. La prima classificata del nostro primo concorso, per me è un grandissimo onore perché la conosco. So insomma, il suo valore, è una bravissima poetessa, oltre che una donna eccezionale, Paola Mancuso, con grazie, grazie davvero. Complimenti. Grazie. È un'emozione davvero. Si chiude già la gola. Non è a chiudermela. È anche una brava cantante, quindi canta. È il tema di questo concorso, certo. Perché avete suonato fuori con quelle parole, perché
in realtà quella vita sospesa è stata la vita di forse tutte le famiglie. E infatti io in questo racconto, che per me è una novità, perché come diceva Antonella prima, scrivo poesie di solito, quindi ho diciamo una tendenza a essere più ermetica, no? Infatti il racconto ero preoccupata che fosse troppo breve, perché avendo questo istinto diciamo di sintetizzare le emozioni, alla fine non era venuta una narrativa molto ampia. Però avevo in testa le sensazioni di una famiglia, le sensazioni di un figlio, e ho provato a rileggerle in chiave femminile, perché sarebbe stato assolutamente insomma patetico raccontare in modo così semplicemente descrittivo quello che erano le sue emozioni. Ho cercato di vederlo con l'istinto femminile, medesimandomi in quello che... La freschezza e la giovinezza di una ragazza, esatto. Mi permetto di dire anche esatto. Questo. Esatto, ritrovandola miracolosamente, quindi anche quelli sono miracoli della narrativa, perché come diceva la signora prima nel suo testo, la signora Montella, mi sembra, quel tuffo quel confondere l'età e i periodi nei momenti in cui siamo fuori dalla realtà, come quello che ci è capitato, è sicuramente un'ancora di salvezza. Quindi ho cercato e appunto mi sono trovata proprio immersa in quelle stesse sensazioni. Vedo che il mare è un tema che insomma è ritornato molto. È passato molto attraverso questi racconti, anche perché forse l'idea di libertà, l'idea di comunicazione, l'idea di contatto tra le rive sono dei temi che si... I voli pindarici degli uccelli. Sì, è diciamo un mondo che apre le finestre anche quando sono chiuse. Quindi vi ringrazio veramente tanto, perché è stata un'emozione anche per me, è una bella esperienza, grazie davvero. Grazie a te Paola. Ok, grazie. Allora me lo gusto nella... Grazie. Grazie. Tania. È emozionante leggere con le autrici, sì. Non lo pensavo così tanto, perché io da giurata avevo i testi naturalmente criptati. Sei molto brava però. Però con Benito e Raffaella io non ce la prendo. No, io voglio ringraziare una nostra eccellenza pistoiese, Dora Donarelli, perché ho fatto tanta lettura scenica da Dora, non è qui presente. Ancora ho del lavoro, però no, sì, vabbè. Aiuto, promette, promette già abbastanza. Grazie mille. I miei tacchi. Miriam, ti sei pettinata? La voce di mia madre tuonava dalla cucina, vibrante come se fosse sempre stata sveglia, acuta tanto da perforare le pareti. Per fortuna l'odore del caffè invadeva dolcemente la casa e mi faceva perdonare il suono stridulo della sveglia che scandiva l'ennesima mattina di vita sospesa nell'anno Dominis 2021, il mio fantasmagorico 18° anno. «Ah, di sicuro un anno da ricordare», ripetevano in TV i saggi, quelli che sanno tutto. Peccato che tutto questo cataclisma che ha stravolto le nostre vite nessuno lo avesse previsto, figuriamoci evitato. L'ennesimo urlo straziante di mia madre mi destò da quel pensiero filosofico. Almeno ancora pensavo. Mamma, perché dovrei pettinarmi? Ho la didattica a distanza, oggi non ho neanche interrogazione, chi vuoi che mi veda? Poche parole che si ripetevano spesso al mattino, quando con gli occhi ancora chiusi nel sonno, come uno zombie, mi avvicinavo al mio computer. In fondo quella era diventata da qualche mese la mia verità. Non mi vedeva nessuno. Anche i professori, che all'inizio ci imponevano di essere presenti in video alle lezioni, dopo un po' di tempo probabilmente avevano scoperto il gusto di non pettinarsi o di sedersi alla cattedra in ciabatte. Chissà che sofferenza, senza passerella per Miss Liceo Carducci,
nota ai comuni mortali come la prof. Vanessa Riccetti di arte. È costretta a rinunciare al suo rossetto rosso ciliegia con il quale imbrattava la bic di ordinanza. Non osavo immaginare la prof di matematica appena sveglia e senza il flacone di fondotinta che abitualmente le ricopriva il viso. Ah, grandezza della tecnologia, una telecamera off e puoi dimenticarti le occhiaie di una nottata insonne trascorsa da una parte all'altra del mondo con un clic. All'improvviso pensai che tra le tante cose, in fondo, mi mancava anche pettinarmi. Sono gesti che ripeti quotidianamente e che fanno parte di te, una normalità che prima o poi rimpiangi. E quel momento era arrivato improvvisamente a un'età che non dovrebbe neppure conoscere il significato di questa parola. Mi mancava la mia immagine nello specchio con le smorfie da grandiva, prima di uscire per una serata con gli amici. E mi mancavano i tacchi, i miei adorati tacchi. Quei 10 centimetri che ti fanno vedere il mondo da un'altra prospettiva mentre avanzi felina e pronta a gustarti la vita. I miei tacchi spettacolari che ormai mi guardavano dalla mensola dietro la porta della mia camera indignati ed offesi per l'amputazione. Questa pandemia ha sequestrato la mia femminilità. Mi sento un panda, aggrappato alla mia gioventù che resiste grazie alle note che passando per la cuffietta mi arrivano al cuore. Mi basta chiudere gli occhi e lasciarmi trasportare dai ricordi. E vedo il mare. Vedo i falò che illuminano la notte. Sento la pelle che si sfiora appiccicosa di salsedine. Sento le risate a squarciagola e le onde che si infrangono sulla riva con uno sciacquettio abbandonato al vento. Libero di partire e libero di tornare. E mi rivedo lì sul bagnasciuga ad aspettare paziente di vederla arrivare. Per sentire quel brivido dell'acqua che scorre tra le dita e ti trasmette l'energia potente dell'universo. Non ne sono sicura, ma credo che la libertà sia una cosa del genere. Quanto mi manca. Quanto mi manca il mio mondo che ora è rinchiuso in 4 foto, cullate non dal mare, ma dalla suoneria del cellulare che prova a tenere conto dei giorni passati inutilmente. Che nessuno mi ridarà. Io rivoglio la mia gioventù. Io voglio la mia vita fuori da queste mura, voglio la scommessa di un'emozione. Voglio decidere di stare da sola con me stessa e non esservi costretta perché il mondo è diventato una pallida nostalgia. Fatemi tornare a correre sulla riva. Fatemi tornare ad inseguire con gli occhi il volo di un gabbiano. Liberate le ruote della mia bicicletta e fatemi correre verso i miei desideri, fatemi tornare a danzare sui miei amati tacchi. E vi prometto che mi pettinerò. Grazie. E ho vissuto un anno e mezzo di DAD, confermo, anche noi sotto la scrivania avevamo le ciabatte. Ho immaginato bene. E il fondotinta non esisteva proprio, assolutamente. Un'esperienza di tutto. Bene, abbiamo concluso la premiazione. Ringrazio ancora.